santo, oggi santo, 22 santo, di gennaio 2017 stiamo assistendo alla rievocazione di uno degli eventi più eroici della nostra storia, la ritirata eroica degli alpini e nel gennaio del 1943 e che sono riusciti non solo a sfondare una dietro l'altra tutta una serie di catene, di catenacci creati dall'esercito bolscevico, ma hanno avuto anche una grandissima vittoria a niente di meno che a Nikolaevka. Ve lo vogliamo ricordare in questo bel ambiente, e io vorrei che tu facessi vedere anche quello che è lì, la tomba di Nerone. Perché noi questa epica impresa, che ci ricorda, e ricordiamocelo sempre, le grandi imprese narrate dalla storia, a cominciare da una delle opere più importanti dell'antichità, cioè la Nabasi di Senofonte, la storia di una formidabile ritirata di vincitori, perché i greci che furono abbandonati nel cuore dell'Anatolia e riuscirono a aprirsi il varco contro ricorrenti nemici di tutte le razze e ritornare a casa, combattendo, come dicevo, battaglie sempre vincenti. Dico queste cose anche per sottolineare l'aspetto di decadenza del quale che noi stiamo constatando giornalmente e che per nostra fortuna molti italiani hanno rilevato. Questa è la cosa che dobbiamo dire, perché mentre questi nostri alpini si sono fatti combattendo a 50 gradi sotto zero svariate centinaia di chilometri, abbiamo un paese quasi 1000 combattendo a piedi a 50 sotto zero, lasciando ovviamente una scia di morti in tutto il percorso, morti assiderati prevalentemente assiderati, e non potendoli soccorrere perché era già molto, si riuscivano a strascinare di loro. E contemporaneamente noi assistiamo oggi nel 2017. C'è un bellissimo film con Mastroianni, forse era Il Girasoli, con Sofia Loren, in cui si vede appunto parte della ritirata e il patimento da parte di Mastroianni, che poi viene integrato nell'Unione Sovietica. Resta lì e la moglie lo va a cercare. E viceversa, dovette abbandonare nella neve, nel ghiaccio, un compagno morente, anzi non morente, semplicemente assiderato, che però poi ovviamente era destinato a morire. È chiaro, vogliamo ricordare sempre da questo punto di vista la ritirata di Russia di Napoleone, dove anche lì l'eroismo italiano, che poi non viene mai citato perché si ricorda sempre Napoleone. La ritirata di Napoleone è fine della storia. Gli italiani sono quelli che hanno combattuto meglio e si sono veramente distinti, soprattutto nella fase finale della ritirata, nelle ultime battaglie prima ovviamente della definitiva sconfitta. Siamo nel 1812, io ho un bellissimo libro su tutte le battaglie combattute dagli italiani in Russia con Napoleone. Detto questo, io vorrei adesso concludere, però appunto vorrei concludere con questa considerazione. Abbiamo assistito in questi giorni una manifestazione, e ci dispiace di dirlo, ma lo dobbiamo dire, di incapacità organizzativa, perché ovviamente quelle persone che sono riuscite a salvare le vittime della slavina sull'albergo, che ricordo, l'albergo stesso era una sommatoria di fatti illegali, a cominciare dal collocamento, dalla riutilizzazione e da tutte le conseguenze anche di carattere giudiziario, e lo diciamo intenzionalmente giudiziario, perché queste persone sono state ovviamente graziate dalla magistratura italiana, e è successo quello che è successo. Bene, questi bravissimi ragazzi, che noi non abbiamo niente contro di loro, siamo contro una incapacità determinante, organizzativa, che sta a dimostrare esattamente
L'ignavia di questo governo. Sì, esattamente, l'incapacità strutturale che coinvolge oggi questo Stato. Pensate che in una situazione di questo genere come si sarebbero comportati, faccio il nome, dei canadesi, oppure dei tedeschi, oppure dei francesi, per non parlare di svedesi norvesi, ecco, e quant'altro. Ultimo ricordo che è sempre importantissimo, c'è un nome che è rimasto storico e il nome è Balto. Balto è la storia di un cane che si è fatto da solo come ultima tratta di un percorso di svariate quasi 3.000 km di ghiaccio. Esattamente, e l'ultimo l'ha fatto di corsa, c'è la statua, in Alaska, sempre sui 50 sotto zero, esattamente 91 miglia, pari alla distanza da Roma a Terracina. 150 km, no, di più, a Gaeta. A Gaeta, ecco, meglio, perché tra l'altro il nome Gaeta, cari amici, andatevi a vedere la distanza. Gaeta e Caetani. Sì, Gaeta, tra Roma e Gaeta, vi renderete conto della corsa che ha fatto questo per portare delle dosi di, non dico vaccino, ma di siero contro la difterite che aveva preso alcuni bambini in quelle artiche zone. Quindi se voi paragonate quello che poteva avvenire, perché potevano fare un lancio di paracadutisti, potevano fare il lancio di vigili del fuoco paracadutisti, no? Di guardie forestali, e quello è la mancanza di organizzazione e l'incapacità di questa gente che sopravvive, parlo sempre della struttura organizzativa dello Stato, non delle singole persone, di questa gente che sopravvive facendo ben poco, scambiandosi sistematicamente dei fogli di carta, burocratizzando qualsiasi attività e distruggendo sistematicamente la vita di questo popolo. Colgo l'occasione proprio per questa reminiscenza che per noi è fondamentale. No, ricordiamo comunque la battaglia della Nikolaevka per terminare l'intervento. La battaglia di Nikolaevka è praticamente una località, una specie di borgo praticamente, certo. Dove c'era la crocevia di tre strade. E dove e lì giustamente li stavano aspettando al guado, come si dice. Esattamente, era un vero e proprio guado. Certo. E lì invece si è dimostrata la capacità inventiva dei singoli italiani più che dei grandi generali. No, ma poi devi anche calcolare un'altra cosa, la voglia di sopravvivenza. Non solo, ma ricordiamoci che dietro agli alpini, perché gli alpini hanno vinto, dietro agli alpini c'era una gran massa multiforme di persone, tra cui fanti italiani, ma anche di altri tedeschi, rumeni, certo, e ungheresi e quant'altro, certo, totalmente disarmati, certo, che si sono lanciati e hanno travolto con la massa. Però gli alpini sono stati quelli che hanno aperto il varco, quello che dobbiamo ricordarlo, e così una volta per tutte. Solo tre carri tedeschi. Esattamente. Sì, sì. Contro centinaia di Panzer russi. C'era tutto, li stavano aspettando. I T-45, i T-42. Era una sacca pensavano che avrebbero distrutto completamente il corpo di rimaneva del corpo degli alpini. Va bene, con questo abbiamo chiuso. Ciao a tutti, sempre. Ciao. So long. Sempre.